Siamo nel primo tempo del match tra i raccomandati ed Hecker & K, partita molto tesa, il punteggio è di 0-0. È un match davvero combattutissimo tra le due compagini d'alta classifica. Adesso Moretti tiene il pallone, serve Livieri, ancora l'1-2, Moretti all'indietro, guadagna la rimessa di Hecker & K. Palla indietro per Gagliotti. Pallonetta, cercare Livieri, la finta su Maggio. Messo giù, non c'è fallo, Livieri va via, Livieri la mette al centro, Moio la tocca, poi palla allontanata. Ala alza questo campanile che Meola non può mettere giù. Di Fusco mette giù il pallone, Trinchillo, lo scambio tra i due, ala va via. Meola, palla lunga, Livieri non può arrivarci, chiedeva il fallo l'attaccante degli Hecker & K. Maggio, palla lunga per Savastano, anticipato da Moretti che mette giù il pallone. Moretti, lo scambio con Livieri che preferisce non chiudere, 1-2. Allora Savastano prova ad andare via, Trinchillo appoggia bene il pallone per Savastano che però non riesce a portarsene avanti. Allora Sardella, Musetta, prova la botta da lontano, ribattuta da Maggio che poi leva il pallone. Attenzione al contropiede dei raccomandati, Di Fusco. Di Fusco sbaglia il passaggio filtrante per Trinchillo. Allora Meola cerca qualcuno che si inserisca, poi perde il pallone, Gagliotti lo recupera. Gagliotti, serie di dribbling, subisce fallo Ciro Gagliotti. Calcio di punizione per gli Hecker & K. Sul pallone Gagliotti e Livieri. Fischio di Ciro Picella, va Livieri! Moio deve il pallone sul palo, incredibile, poi palla allontanata da Maggio, se ne prova al contropiede, De Tommaso, ala, commette fallo, calcio di punizione. De Tommaso batte subito per Trinchillo, che si divora Francesco Trinchillo, e c'è anche il cambio, entra Dabbundo, esce Musetta per gli Hecker & K. Occasione sprecata da Trinchillo, ottima occasione che sarebbe potuta valere l'1-0 per i ragazzi in maglia rossa, i raccomandati. Livieri con il pallone per Sardella che non può arrivarci, allora Di Fusco, quindi Trinchillo, prova ad andare via Trinchillo attaccato da Ala. Ala recupera questo pallone, si va a vedere Dabbundo, Ala si gira dall'altra parte, all'indietro per Livieri, ottimo l'inserimento per Meola che però non riesce ad arrivarci, il pallone era forse un po' troppo lungo. Moio batte subito per De Tommaso. Meola, pallone per Sardella. Sardella prova ad andare via, buono il pallone per Livieri, quindi l'inserimento a cercare Dabbundo, Maggio lo anticipa. Dabbundo lunghissimo, il cross per Meola, Moio la para, poi ancora Meola di testa, Moio definitivamente para il pallone, grande occasione per gli Hecker & K, ma Dario Moio è riuscito a disimpegnarsi alla grande. Di Fusco, il lunghissimo lancio a cercare Di Tommaso, la mette giù Di Tommaso, lascia poi il pallone a Savastano, il mancino potente murato da Ala, poi Sardella anticipato da Librano. Di Fusco
per Maggio che l'allontana ancora Librano, la tiene dentro. Pallone di De Tommaso per Fulvio di Ferisco. Palla fuori. Scalesse, lungo rinvio. Conte forse commette fallo su Olivieri. Librano tiene il pallone, lo scambio con Di Fusco, arriva Sardella, pallone di Savastano a cercare Trinchillo, allontanato poi ancora Di Fusco, prova il destro all'alta. Scalesse, palla per Olivieri. Attaccato da Conte, Olivieri scarica all'indietro per Moretti, quindi Gagliotti. Ancora Olivieri, lo scambio con Moretti. Si fa vedere intanto Meola dall'altra parte, ma il pallone finisce adesso a Olivieri, quindi da Bundo. Librano serve De Tommaso, arriva prima ala però. Tommaso gliela toglie e scende a servire Savastano. Alla sbagliata, allora ala sbaglia completamente servendo De Tommaso, interviene Meola ottimamente, salve sui, attenzione al contropiede Sardella. Dall'altra parte a cercare Olivieri, lo trova Olivieri, mette giù. Serie di finte, Olivieri sul Librano, Olivieri prova ad andare via, lo fa, poi Maggio gliela leva. Trinchillo serve Di Fusco, il destro, Scalesse la deve col piede, incredibile occasione per i raccomandati, ma è proprio Scalesse a togliere il pallone dalla rete con i piedi. Savastano la sua terra, la tocca Gagliotti, ma Scalesse riesce a far su il pallone. Da Bundo per Olivieri, Olivieri prova il destro murato. Sardella prova il mancino sul fondo. C'è intanto un altro cambio. Tra Musetta esce Olivieri. Moio. Maggio, raso terra per De Tommaso. Tommaso il destro potente fuori. Su questo tiro dei raccomandati noi chiudiamo qui il nostro collegamento.